Allora eccoci, siamo in via Torricelli, siamo all'ultimo piano, sono circa 6 piani senza ascensore. L'appartamento risulta essere però molto luminoso e molto silenzioso, è composto da una zona giorno con cucina e spazio per la zona living, che è quella che stiamo vedendo adesso. Qui abbiamo la bussola che è l'ingresso. Ovviamente queste sono tramezze che possono essere abbattute per dare maggiore visibilità e vivibilità alla zona giorno. Poi questo corridoio ci porta dal bagno, completamente da rifare, e nella camera matrimoniale. La camera matrimoniale è molto grande, è stata divisa in due per esigenze, con questa struttura in legno che ovviamente va smontata, e la camera risulta essere di grandi dimensioni. L'esposizione verso est, quindi prende il sole al mattino, però appunto essendo un piano così alto c'è molto silenzio e tanta luce. Questa è la vista nel verde. Quindi ricapitolando un attimino, qui siamo nella zona giorno con cucinotto a vista. Lì abbiamo la porta d'ingresso. Proseguendo abbiamo il bagno e la camera matrimoniale che ovviamente va completamente riaperta, quindi eliminata questa struttura in legno. Qua c'è un grosso armadio che è un po' ingombrante, perché effettivamente è una camera decisamente di buone dimensioni. Quindi Torricelli, ultimo piano, termo autonomo, e qua terminiamo il nostro giro.